Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. In apertura, incertezze per gli emendamenti rimasti al palo necessari al cratere sismico dei comuni abruzzesi. In primis la copertura dei bilanci dei comuni e i fondi per i precari degli uffici per la ricostruzione. Vertice intanto nella sede dell'ufficio della ricostruzione tra sindaci e parlamentari abruzzesi. Il servizio di Germana Dorazzi. I fondi per salvare i bilanci dei comuni del cratere del sisma del 2009 per rinnovare i contratti dei precari in scadenza saranno nel prossimo decreto mille proroghe. Più difficile trovare invece fondi strutturali per opere come i nuovi sottoservizi nei vari paesi, ma i 6 miliardi di euro stanziati nel 2014 non sono in pericolo. Queste le principali novità emerse nel vertice tra i sindaci del cratere riuniti nel tavolo di coordinamento e alcuni dei parlamentari abruzzesi convocati nella sede dell'ufficio speciale per la ricostruzione dei 56 territori colpiti dal sisma del 2009. Lavorare sul mille proroghe per inserire alcuni degli emendamenti necessari alla ricostruzione del cratere 2009. Quindi sicuramente la norma sui bilanci, qui siamo con i sindaci del cratere ma c'è anche il comune dell'Aquila, occorrono 17 milioni, 15 più 2, per sopperire alle minori entrate e le maggiori spese. Per questo emendamento io sto verificando e lo verificheremo appunto con la ragioneria generale e con il governo l'opportunità di inserirlo nel mille proroghe. Lo stesso potremo fare per alcune delle proroghe indispensabili e dei precari, in particolare dei Cococò. Sarà una sospensione momentanea fino a quando non avremo una norma che ci permetterà il proseguo dei lavori. Quanti sono gli aggregati da aggredire ancora? Beh, guardi, noi abbiamo, il numero degli aggregati non li conosco, però abbiamo circa un 600 pratiche depositate all'interno del nostro comune, che dovranno essere tutte istruite. L'Ordine degli Ingegneri di Teramo intende mettere in guardia la cittadinanza dopo aver ricevuto alcune segnalazioni di procedure irregolari da parte di professionisti. Sembrerebbe infatti che degli ingegneri si siano presentati subito dopo il terremoto per sopralluoghi non autorizzati, fornendo prestazioni gratuite a fronte di successivi incarichi tecnici. Il servizio di Tania Bonici Castelli. L'Ordine degli Ingegneri di Teramo scende in campo ufficialmente per mettere in guardia i cittadini su comportamenti poco deontologici e penalmente perseguibili riscontrati in questi giorni attribuibili ad alcuni professionisti. Sono stati infatti segnalati all'Ordine almeno 5 ingegneri che si sarebbero presentati nel Teramano come incaricati dal Comune o dalla Protezione Civile per eseguire sopralluoghi a seguito degli eventi sismici di agosto e di ottobre, in poche parole degli impostori. Un cittadino che ha dei danni a casa. Quando si deve preoccupare nel momento in cui arriva un ingegnere e considerare un comportamento irregolare? Noi come ordine siamo deputati a verificare e a controllare, appunto tale, con questa nota ci rivolgiamo alla società, quindi ai cittadini, in maniera tale che possono chiedere all'ordine attraverso un indirizzo mail dedicato via telefono e capire atteggiamenti poco corretti, eticamente poco corretti, soprattutto non rispettosi delle norme in materia. Del tipo chi si presenta lì garantendo prestazioni gratuite tout court dall'inizio per poi rivendicarle successivamente non è un comportamento previsto dalla norma, soprattutto in contrasto con i decreti attuativi che stanno per essere approvati, perché l'ingegnere o il professionista in generale deve essere all'interno di una lista, di un elenco con delle capacità organizzative e professionali per poter dare risposte in tal senso, quindi va preso da quella lista. E quindi questo non è corretto, non deve essere accettato, oppure si presentano per conto della Protezione Civile per fare dei sopralluoghi, questo non è possibile. Oppure si presentano con una convenzione da firmare. Oppure si presentano con il foglio finale di una convenzione al momento che non esiste, perché è una vecchia convenzione, facendo assumere responsabilità al cittadino, invitiamo i cittadini a segnalare questi comportamenti. Oppure si presentano in accoppiata con l'impresa, non è che l'impresa ha la rogna, perché il rapporto progettuale-esecuzione è un fatto fondamentale di sinergia e di collaborazione per ottenere un ottimo lavoro finale, ma in questo momento l'attività professionale ha un ruolo, l'attività di esecuzione ha un altro ruolo, ma oltretutto è vietato per norma, perché il progettista o il direttore dei lavori non deve aver avuto rapporti con l'impresa esecutrice.
L'Ordine degli Ingegneri di Teramo ricorda a tutti i cittadini che l'esecuzione di sopralluoghi è per regola preventivamente comunicata dagli organi competenti ed i tecnici incaricati devono avere il tesserino di riconoscimento. Ancora una donna vittima di violenza in famiglia dopo l'uccisione di Jennifer Sterlecchini 2 settimane fa e l'arresto di un giovane a Pescara domenica scorsa che era entrato con la forza nella casa della ex minacciandola. L'ultimo episodio in ordine di tempo è accaduto ieri sera a Cepagatti dopo un 36enne in preda ai fumi dell'alcol. Dopo una lite scoppiata per futili motivi ha aggredito prima la moglie e poi altri familiari. Provvidenziale è stato il pronto intervento dei carabinieri della locale stazione e del NORM della compagnia di Pescara che hanno arrestato l'uomo con le accuse di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo in evidente stato di ubriachezza ha riversato la sua rabbia contro i militari invitandoli ad andare via senza tanti complimenti. Poi dopo aver mandato in frantumi il vetro dell'autovettura del padre si è posto alla guida dell'autovettura ingranando la retromarcia con l'intento di andare a urtare i mezzi dei carabinieri. Il suo tentativo è stato però reso vano dall'intervento di un militare, colpito poi al braccio dallo sportello del mezzo in movimento. Il carabiniere ha riportato una contusione con una prognosi di 5 giorni. Il comune di Pescara punta a realizzare un nuovo depuratore. Tempi stretti per salvare la prossima stagione balneare e attenzione rivolta anche all'atteso abbattimento della diga foranea. Francesca Romana Testi. Il comune di Pescara è in corsa per salvare la stagione balneare 2017. Per farlo è servito l'intervento della regione. Obiettivo un nuovo depuratore che sostituisca quello ormai giunto al collasso e poi il tanto agognato abbattimento della diga foranea. Proprio questa mattina abbiamo fatto un ulteriore sopralluogo nelle aree dove è possibile realizzare le vasche di raccolta delle prime piogge in modo da garantire in caso di maltempo che non ci siano quegli sversamenti al fiume tale da richiedere l'applicazione dei divieti di balneazione. Stiamo correndo come non mai, affrontando e scontrandoci con la burocrazia, con i tempi lunghi di percorsi amministrativi che per forza di cose dobbiamo affrontare. La corsa per la prossima estate attende ancora alcune tappe fondamentali e già si pensa agli accorgimenti da avere. L'obiettivo è di realizzare un qualche cosa che consente all'attuale depuratore, che ormai è al collasso, diciamo, non ha più possibilità di ricezione di ulteriori refuli, di poter garantire un accumulo di quelli che sono i refuli, diciamo, nell'immediatezza, soprattutto quando ci sono le avversità atmosferiche, e evitare che ci sia il rilascio al fiume e al mare di inquinanti che possono compromettere la balneazione. Su questo stiamo lavorando, così come stiamo lavorando sulla regione anche per verificare la modifica dei metodi e tecnologie per poter definire meglio quando, come applicare gli eventuali divieti di balneazione. Sarà una super perizia affidata all'ingegner Claudio Reginelli e alla professoressa Paola Russo a chiarire le cause dell'esplosione della scuola materna di Pianodaccio del 13 ottobre del 2013. Ad affidarla nel corso dell'udienza di questo pomeriggio il giudice Flavio Conciatori, che ai due consulenti ha chiesto di rispondere ad un quesito particolarmente articolato. I due professionisti infatti dovranno non solo accertare la causa o l'insieme di cause alla base della deflagrazione, ma anche quali obblighi manutentivi il capitolato d'appalto assegnava alla CPL Concordia, la società che aveva in gestione l'impianto termico della scuola, se ci sono stati eventuali atteggiamenti negligenti della società ed anche se ci furono eventuali responsabilità da parte di altri soggetti. Perizia per la quale i consulenti del giudice si sono presi 90 giorni di tempo, con la prossima udienza del processo fissata per il prossimo 27 di aprile. La provincia di Teramo si classifica come la più riciclona d'Abruzzo, con una raccolta differenziata che cresce ma con dei costi di gestione più alti rispetto alla media regionale. È la fotografia del 16° rapporto rifiuti per l'anno 2015 presentato questa mattina nella sala del Consiglio Provinciale di Teramo.
In provincia di Teramo cresce la raccolta differenziata e il territorio teramano diventa così il più riciclone d'Abruzzo. Sul podio c'è Torano, seguita da Montefino, Montorio e Tossicia, e si registra anche una diminuzione complessiva della produzione di rifiuti in ambito provinciale. Le note dolenti parlano invece di costi alti del servizio rispetto alla media regionale e di mancanza di impianti di smaltimento sul territorio. È la provincia più virtuosa per quanto riguarda la differenziazione dei rifiuti e naturalmente la provincia che soffre di più per assenza di impianti di trattamento. Non essendo autosufficiente, i costi continuano ad essere alti a fronte di un'attività virtuosa dei nostri cittadini. E adesso con il CIRSU la situazione si aggrava? CIRSU è l'esempio di un'occasione mancata. Una vecchia programmazione aveva portato quell'impianto a poter ripartire ed oggi noi abbiamo una società che è in procedura fallimentare a fronte di un invaso che potrebbe essere sufficiente non solo per la provincia di Teramo ma anche per altri territori e da lì trovare delle risorse per ammodernare gli impianti di trattamento. In provincia di Teramo cresce la differenziata ma i costi sono più alti che del resto della regione, ma perché? Dunque, la provincia di Teramo intanto è la prima provincia riciclone in Abruzzo e questo è un fatto positivo ed è una conferma. Poi i costi, se sono più alti, hanno diverse motivazioni. La prima senz'altro è la mancanza ancora di un'autosufficienza impiantistica a livello territoriale, cosa che influisce sui costi di trasporto. E i costi di trasporto chiaramente si riverberano sulle tariffe che si applicano ai cittadini. Dall'altra è una provincia che ha implementato più delle altre sistemi porta a porta di raccolta differenziata, che sono sistemi più costosi se non vengono organizzati in maniera oculata. Nella programmazione futura sul trattamento dei rifiuti in provincia, il presidente Di Sabatino auspica la nascita di un subambito provinciale che raccolga l'adesione dei 47 comuni per una gestione unica e condivisa che potrebbe avvantaggiare economicamente l'intero territorio. L'assessore comunale dell'Aquila, Emanuela Iorio, risponde ai consiglieri comunali che ieri in commissione hanno approvato all'unanimità la risoluzione per dire basta alla gestione dell'aeroporto dei parchi da parte della società Express. Il fallimento dei voli commerciali c'è stato, è oggettivo, quindi non si vola all'aeroporto, però l'aviazione generale è aperta, quindi l'aeroporto è aperto ai voli generali e ai voli di protezione civile. Infatti durante purtroppo il sisma del 24 e poi del 30 di ottobre ha svolto appieno la sua funzione, ha funzioni di antincendio boschivo, ha funzioni di eliporto per il 118 e lo afferma l'assessore comunale dell'Aquila Emanuela Iorio all'indomani dell'approvazione in commissione all'unanimità di una risoluzione da portare in consiglio comunale che chiede di revocare la concessione ventennale dell'aeroporto dei parchi dell'Aquila affidata nel luglio 2012 alla società Express. Un affidamento a dir poco fallimentare hanno ribadito i consiglieri, anche quelli di maggioranza. Si pensi che in base alla convenzione i passeggeri dovevano essere 180.000 nel 2016 e invece sono stati in tutto una decina nei voli inaugurali, anche perché l'ENAC ha revocato l'autorizzazione ai voli commerciali ad inizio 2015. Inoltre il Comune è parte civile nel processo contro i vertici della Express per presunto interramento di rifiuti, dall'altra parte però ha erogato finora 600.000 euro circa di finanziamenti. Il Comune, sarà sottolineato nella richiesta di revoca, non ha nominato poi il comitato etico e non ha proceduto alla revisione quadriennale della convenzione. La Iorio, messa ieri sul banco degli imputati, continua però a credere nella possibilità di rilanciare lo scalo con vocazione di protezione civile e con affidamento sempre e comunque alla Express. Noi stiamo cercando di trovare una strada che sia alternativa a quella commerciale, quindi in primis aeroporto di protezione civile regionale e nazionale, ma non solo come base operativa, anche come base di formazione di volontariato e di protezione civile proprio come formazione del personale. Dall'altro abbiamo ricevuto tante, siamo in costante contatto con tante realtà che ci chiedono il nostro aeroporto. E ora torniamo a Pescara, consiglio comunale animato questa mattina. Nel corso della seduta i consiglieri di centrodestra e del Movimento 5 Stelle hanno invitato quelli della lista Teodoro a firmare il documento di sfiducia al sindaco, tuttavia senza successo. Intanto Pier Nicola Teodoro rilancia annunciando che non si schiererà mai con l'opposizione.
Centrodestra e Movimento 5 Stelle tentano il colpo gobbo al sindaco di Pescara presentando in gruppo il foglio di raccolta firme per la richiesta di dimissioni davanti al banco della lista Teodoro. Teodoro che ai primi di ottobre si era visto togliere dalla giunta la propria rappresentante per un rimpasto. Rimpasto che fu condito da forti polemiche e dissenso con un intervento molto accorato di Pier Nicola Teodoro alla successiva seduta di Consiglio Comunale. Io faccio parte nel centro-sinistra, la lista Teodoro Scegli Pescara fa parte nel centro-sinistra, non certo fa parte né del centro-destra né della lista 5 Stelle. E se permette io non prendo né ordini e né altro né dalla Forza Italia né dal centro-destra, ma in particolare da Forza Italia e tanto poco di meno dal Movimento 5 Stelle. La lista Teodoro non ha appoggiato l'iniziativa del centrodestro e non ha nessuna intenzione di farlo, al contrario porterà avanti il proprio lavoro, certo di ottenere consensi da quei cittadini che da oltre un decennio gli hanno assicurato un posto in consiglio e fino a poco tempo fa in giunta. L'intervento fatto nel primo Consiglio Comunale è stato un intervento, e l'ha fatto qui il sottoscritto, un intervento duro, ma dove noi abbiamo cercato di spronare la Giunta, di spronare il Sindaco, di spronare la maggioranza a lavorare sempre di più. E questi risultati noi li abbiamo ottenuti perché noi abbiamo con i nostri emendamenti migliorato un DUP che è stato fermato, bloccato, modificato e poi approvato all'unanimità, un documento importante che è la documentazione unica di programmazione. L'obiettivo della lista Teodoro è questo, è quello di lavorare sempre per il bene della collettività, poi le chiacchiere, le istigazioni politiche, gli attacchi politici lasciano il tempo che trovi. Restiamo a Pescara, l'associazione Pescara Mi Piace denuncia una incompiuta dell'amministrazione Alessandrini, il rifacimento del manto stradale in via De Gasperi che non permette l'attraversamento pedonale. Qualcuno diceva il diavolo fa le pentole e non i coperchi e così il gruppo Pescara Mi Piace porta avanti una protesta sui lavori di rifacimento del manto stradale su via De Gasperi a Pescara. Attenzione puntata sui pedoni che tentano di attraversare la strada. Beh, come sempre questa amministrazione sconclusionata fa le torte, non mette poi la decorazione finale e spesso le fa anche male. In questo caso parliamo di via De Gasperi, una via per troppo tempo abbandonata a se stessa, oggi che finalmente è stato rifatto, oggi quest'estate è stato rifatto il manto d'asfalto e da quest'estate ad oggi stiamo ancora senza segnaletica stradale, che significa una strada assai pericolosa perché è una strada molto larga e quindi aumenta il flusso di velocità delle automobili e quindi la rende praticamente impossibile per i pedoni, ma anche per per gli automobilisti. Nella stessa giornata in cui l'ex sindaco di Pescara denuncia le incompiute del governo Alessandrini, poco più in là, a Palazzo di Città, i gruppi di centrodestra chiedono alla lista Teodoro di firmare la sfiducia nei confronti del primo cittadino, sfiducia che per primi chiesero proprio i rappresentanti di Pescara Mi Piace un anno e mezzo fa. Una sfiducia che Pescara Mi Piace forse ha chiesto per prima ai tempi dell'inquinamento del mare, ma che purtroppo rimane senza alcun riscontro da parte di questa amministrazione che con arroganza va avanti e continua a danneggiare la nostra città. Noi chiediamo, oltre alla sfiducia che ormai chiediamo continuamente ma che non viene mai ascoltata, quantomeno di porre rimedio a questo ulteriore scempio all'interno della nostra città. Ricordiamo che questa strada conduce a due ospedali, al parcheggio della Risulta e divide la città in due. Chiediamo che nel frattempo, mentre si facciano i lavori per la segnaletica orizzontale, almeno vengono messo un presidio di polizia municipale per renderla un pochettino più sicura, perché vediamo alle nostre spalle che è una strada assai pericolosa. L'associazione Amici del Gran Sasso d'Italia si è ritrovata a Teramo per discutere sul futuro della montagna abruzzese e delle iniziative per il rilancio sociale e turistico delle aree interne. Alfredo Primante. Tornare a valorizzare la montagna e il Gran Sasso in particolare, guardando le migliori esperienze del nord Italia ed europee per offrire nuove opportunità occupazionali ai giovani. E questo è l'obiettivo della neonata associazione Gli Amici del Gran Sasso d'Italia, capitanata da Walter Mazzitti, il cui primo atto è stato un convegno organizzato a Teramo in cui analizzare quale possa essere il futuro della montagna abruzzese. Una comunità appunto di gente che ama la montagna, che in futuro, che da subito, inizierà a lavorare per cercare di creare nuovi progetti e il nostro sguardo prioritariamente è rivolto ai giovani e al lavoro, ai giovani che dovranno pensare che c'è una via d'uscita in una situazione così drammatica come quella che viviamo da un punto di vista economico ed è la nostra montagna, basta alzare lo sguardo, guardare verso il nord del paese, guardare cosa hanno realizzato nel Trentino Alto Adige,
cosa hanno realizzato in Val d'Aosta, solo ed esclusivamente utilizzando e sfruttando in maniera corretta, ecocompatibile, la montagna. È quello che non abbiamo fatto mai noi in tutti questi decenni. Insomma, la montagna è il Gran Sasso d'Italia, il massiccio del Gran Sasso d'Italia deve diventare il nostro totem identitario. Il Natale Teramano parte oggi e per un mese sarà un susseguirsi di eventi musicali, culturali e religiosi che riscalderanno il cuore dei cittadini. Tra le novità più attese, il tradizionale presepe vivente di Miano che quest'anno eccezionalmente sarà allestito in città nella suggestiva location del Teatro Romano. Un mese di eventi a Teramo dal 13 dicembre sino all'Epifania per riscaldare una città infreddolita dagli ultimi avvenimenti legati al sisma. Quasi 3.000 cittadini fuori dalle proprie abitazioni che hanno bisogno di momenti di aggregazione per tornare a sentirsi parte di una comunità. Il Natale Teramano, organizzato dall'amministrazione comunale, ha un titolo che è davvero tutto un programma, Insieme con il cuore. La chicca di quest'anno sarà il presepe vivente di Miano, allestito dal 29 dicembre nel Teatro Romano. Nona edizione del presepe di Miano, è talmente bello che il sindaco di Teramo ha detto "Bah, quest'anno lo facciamo in città". Sì. Come vi sentite? Emozionati? Sì, emozionati e con tanta responsabilità, speriamo, soprattutto con responsabilità, perché noi ci siamo cimentati a farlo in un piccolo borgo tra di noi, quindi adesso portarla a Teramo ci sentiamo un po' più responsabili. Però renderete un quartiere di Teramo un borgo vivente. Chi saranno le comparse? Allora, le comparse diciamo che sono sempre quelle di Miano, abbiamo richiamato tutte le comparse, 80-90% sono quelle di Miano, sono le comparse che ogni anno ci affiancano perché non è facile stare lì 2-3 ore e seguire quelle, le cose che noi diciamo di fare, insomma. E diciamo che la maggior parte hanno aderito tutti. I costumi? Allora, i costumi quelli li abbiamo fatti noi, praticamente per i costumi è stata così svolta, che un gruppo di sarte tra parentesi, di persone che sapevano fare questa cosa, abbiamo ripulito quasi tutte le nostre soffitte di stoffe vecchie, perché lì ci servivano stoffe vecchie, quindi di buon grado stoffe vecchie, bottoni vecchi, e abbiamo realizzato questi vestiti. La maggior parte degli eventi che animerà la città di Teramo per queste feste natalizie si svolgerà a partire dal pomeriggio in Piazza Martiri, dove già da domani sarà allestito un palco che ospiterà musica e spettacolo. Apriamo la pagina dello sport e parliamo di Serie A e di Pescara, che prosegue la preparazione del match di domenica prossima alle ore 15 contro il Bologna, gara particolarmente delicata vista la situazione di classifica dei biancazzurri. E ieri nel corso della trasmissione replay è intervenuto il presidente Sebastiani, che ha spiegato perché ha confermato il tecnico Massimo Oddo. Oddo resta al suo posto perché la squadra lo segue, perché lui sta lavorando molto bene e perché abbiamo fatto un progetto con questo allenatore. E se io non sono abituato ad abusare della parola progetto come fanno tanti nel calcio, per me un progetto ha un inizio e ha una fine e va monitorato durante il corso di questo progetto. Se poi invece qualcun altro parla di progetto e poi alla prima difficoltà manda a casa tutti, questi non sono progetti che possono fare il caso nostro. Quando tu non vinci ancora una partita è chiaro che il problema mentale è importante, no? Perché magari ti rendi conto che forse non sei capace di vincere in Serie A e già può essere un blocco, un limite. Però secondo me questa squadra ha dimostrato già dalle prime partite che, ma io non dico nulla di strano se dico che senza magari quell'errore di coda contro il Napoli avremmo portato a casa i 3 punti, non dico nulla di strano se con l'Inter magari facevamo qualche gol in più, potevamo portare a casa i 3 punti, non dico nulla di strano, anche se ce l'hanno dato a tavolino, che a Sassuolo avremmo meritato ma senza ombra di dubbio la vittoria.
abbiamo fatto tante altre belle partite, vedi Milano, vedi Roma stessa con la Roma, quindi non è una squadra che adesso è diventata un branco di incapaci, cioè, sicuramente c'è un problema in questo momento, ci sono dei limiti, c'è un problema mentale, ma come diceva l'avvocato prima, da queste cose si esce fuori con la grande coesione, con la grande compattezza di tutti, e c'è questa voglia da parte di tutti di uscire fuori da questo trend negativo, e mi auguro che arrivi prima possibile. Certo, abbiamo queste due partite che sono due finali, si usa dire così, ma per noi lo sono realmente. Investigatori a lavoro per accertare eventuali responsabilità dopo la contestazione di un centinaio di ultra nei confronti del Pescara, avvenuta ieri sera all'esterno del porto turistico dove si stava svolgendo la tradizionale cena di Natale del Delfino Pescara. Nelle prossime ore gli agenti della Digos visioneranno le immagini delle telecamere dell'impianto di videosorveglianza che serviranno per ricostruire i fatti, considerando che quella andata in scena ieri sera era una manifestazione non autorizzata. Eventuali responsabilità potrebbero portare all'emissione di Daspo. E ora scendiamo in Lega Pro e parliamo di Teramo. Oggi è ripresa degli allenamenti per i biancorossi di Lamberto Zauli in vista della gara di domenica prossima, ore 14.30 al Bonolis contro la Feralpi Salò. Gara valida per l'ultima giornata di andata del girone B. C'è la designazione arbitrale. Il match sarà diretto da Vincenzo Fiorini della sezione di Frosinone. Oggi ha parlato il baby attaccante Fratangelo. Ascoltiamolo. Credevo che non mi facesse giocare titolare, però quando appunto me l'ha detto ero contento, ma anche preoccupato, nel senso che se faccio male, se... però ho dato il massimo e poi ho corso veramente tanto e non lo so, ho provato a ringraziarlo in un certo modo in campo. Beh, dove mette il mister gioco, poi di solito faccio la prima punta, non la faccio quasi mai, mi trovo un po' meglio esterno, anche perché prima punta dovrei proteggere più palla con i difensori, un po' corpo a corpo, e quindi mi trovo meglio esterno oppure seconda punta. Ho fatto degli errori al primo tempo, potevo tirare prima e avrei avuto delle ottime occasioni per andare in gol, purtroppo non le ho sfruttate al meglio e non lo so, speriamo che segnerò presto. E in Serie D si sta per concludere la vicenda legata alla Chieti Calcio. Entro venerdì i giocatori della squadra saranno svincolati e domenica prossima la squadra non scenderà in campo contro l'Alfonsine. Alla quarta rinuncia la società sarà esclusa dal campionato e radiata. Si avvicina a capolinea la vicenda Chieti. È estremamente probabile che la gara di domenica prossima tra Chieti e Alfonsine, valida per l'ultima giornata di andata, non si disputi. Due giorni fa la squadra si è presentata al Galileo Mancini di Castelfidardo, infarcita di giovani e soprattutto i giocatori e il tecnico Mariani hanno raggiunto il centro marchigiano con mezzi privati e pagandosi la trasferta. La gara è stata persa, come era inevitabile, con un pesante parziale di 5-0, ma il pomeriggio marchigiano ha ratificato uno stato di fatto. Intorno a quel che resta della squadra non c'è più nulla, con un presidente, Giacomini, verso le dimissioni, ma comunque già disimpegnato. E mentre nei prossimi giorni si attende la sentenza del giudice che si pronuncerà sulle istanze di fallimento presentate a carico della Chieti Calcio, l'allenatore Mariani, che si è sobbarcato questa situazione sul campo e che ci ha sempre messo la faccia davanti a telecamere e taccuini, ha fatto sapere che entro venerdì 16 dicembre, alla chiusura delle liste, tutti i giocatori della Chieti saranno svincolati e quindi la squadra non giocherà domenica prossima. Formalmente la Chieti Calcio subirà un punto di penalizzazione per ogni gara non disputata e alla quarta rinuncia a scendere in campo la squadra sarà esclusa dal campionato di Serie D e la società sarà radiata. Una fine ingloriosa ma che sembra inevitabile per quanto visto in questi mesi. In attesa dello sviluppo di questi eventi c'è già una squadra pronta a raccogliere l'eredità del calcio cittadino, la Chieti FC, che sta dominando il girone B di promozione, anche se restano da superare alcuni ostacoli legati al campanile, visto che questo nuovo progetto calcistico trae origine dalla squadra del Torre Alex di Cepagatti. Giuseppe Catania.
Un'altra notizia di Serie D, situazione del tutto opposta per il San Nicolò che invece è al vertice del girone F. San Nicolò che ha appena annunciato l'acquisto di un nuovo giocatore, lo vediamo qui in foto, si tratta di Daniele Bosi, esterno d'attacco e trequartista all'occorrenza, classe 91, arriva dal Città di Ciampino, società del girone H sempre di Serie D, finora 13 presenze, 2 reti e 6 assist per lui, cresciuto nel settore giovanile del Lazio, ha sempre militato nelle squadre di Serie D della sua regione, appunto il Lazio. Dunque arriva nel San Nicolò, verosimilmente è il giocatore chiamato a sostituire l'esterno d'attacco Giordano Napolano, la cui stagione è sostanzialmente conclusa per un grave infortunio al ginocchio. Cambiamo pagina, ma sempre sport, pugilato. Martina La Barbera, 25enne di Pescara, si è laureata campionessa italiana assoluta nella categoria degli 81 kg a Bergamo. L'atleta abruzzese, tesserata con la pugilistica di Giacomo di Montesilvano, ha sconfitto in finale Giada Epifani della box tricolore. Dopo essere stata per 2 anni vice campionessa italiana, la Barbera corona il suo sogno tricolore e porta il titolo in Abruzzo. Ed ora un ultimo servizio di basket, seconda sconfitta in campionato per la Globo Infoservice Campli. Mai in partita è battuta 82-61 a San Severo. Parliamo chiaramente di Serie B. Vediamo. Solitamente è Campli a partire forte e non lasciare scampo agli avversari, ma questa volta la Globo Infoservice subisce troppo in avvio e non riesce a risalire la china. A San Severo la squadra di Piero Millina incappa nella seconda serata storta stagionale e non a caso incassa il secondo stop in campionato. Il match si presentava già difficile per la forza dei pugliesi e l'assenza del farnese Serroni, ma è diventato subito insostenibile a causa di un approccio diametralmente opposto dei due quintetti. Il 26-12 del primo quarto e il 25-10 del secondo quarto hanno configurato un 29, 51-22, più che eloquente. Partita senza storie coi farnesi che sono stati dominati al rimbalzo 39-25 e che hanno tirato molto male da oltre l'arco 3-21. Dati statistici che però risultano quasi insignificanti alla luce della differenza di intensità messa in campo. Solo nell'ultimo quarto, a gara abbondantemente chiusa, la Globo Infoservice è risalita al meno 21, 82-61, che è anche il risultato finale, e alcuni giocatori hanno messo parzialmente a posto gli score personali coi 15 di Gatti, ma 1 su 7 da 3, e i 13 punti di Bottioni con 6 assist e Serafini. Per San Severo in doppia cifra Morgillo 18 e 8 rimbalzi, Ciribeni 15 e Torresi 14, bene anche Di Marco con 9 punti e ben 15 assist. La Globo Infoservice, agguantata da San Severo e Bisceglie al secondo posto, ha però l'opportunità di rifarsi. Domenica al Pala Borgognoni arriva la capolista poderosa Montegranaro, poi ci sarà il recupero del 22 dicembre con Senigallia. Con una doppia vittoria, sfruttando il fattore campo, i farnesi centrerebbero il primo posto, ma soprattutto costruirebbero una piccola ipoteca per la qualificazione alle finals di Coppa Italia, ma sarà importante rialzarsi subito e cancellare quest'ultima prova. Finisce qui la seconda edizione del TG6, la prossima, la terza, alle ore 23, e poi vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con la trasmissione Pro Teramo di Jacopo Forcella, il nostro settimanale dedicato al Teramo Calcio e al campionato di Lega Pro. Grazie per l'attenzione, buona serata.